Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Me la faccio da solo. Se perdiamo non voglio. No, tanto guarda. Le spalle sono, guarda come sono larghe. Buongiorno mister. Buongiorno. Mister, dopo la gara di Bologna ha detto tiriamo una linea, inizia la nuova stagione, contro il Parma è forse la prima trasferta effettivamente è assolutamente alla portata del Palermo, dall'inizio stagione sono state affrontate grosse squadre, ancora di più domani inizia un nuovo campionato per voi. Ma guarda che cioè, le trasferte con l'atteggiamento giusto sono tutte giocabili perlomeno. Con l'atteggiamento non corretto non è giocabile nessuna partita, in casa e in trasferta, quindi non è, ripeto, io non, di sicuro più che la qualità dell'avversario o l'ipotetica qualità è da considerare il momento in cui si vanno a affrontare le partite, e noi da questo punto di vista non è che abbiamo proprio fortunatissimi, non lo siamo mai, perché andiamo quasi sempre a giocare contro una squadra che arriva da una sconfitta quando andiamo a giocare in casa sua, quindi non è o da un risultato così e così, però sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano, noi dobbiamo andare là a giocare la partita, ma guardate che vi ripeto, vi assicuro, sti ragazzi le partite le prepariamo, con i ragazzi le prepariamo sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso atteggiamento, in settimana si lavora sempre con la stessa voglia, la stessa determinazione, ma penso che proprio grazie a questo abbiamo una certa classifica, perché se non fosse così non avremmo la classifica che abbiamo. E poi dopo è normale che fa un po' specie il modo in cui sono stati raccolti i punti, è un po' strano, però sempre lo stesso valgono, non è che valgono di più o di meno. Insomma. Non ci sono Miccoli, Hernandez, Zavi, Mantovani si è aggiunto all'ultimo momento, hai convocato Bollino. Intanto chiedo se insomma un po' preoccupato perché in attacco comunque siete in pochi e poi magari se ci parla un attimino di sto ragazzo di Bollino. Ha cambiato il regolamento? Cioè? Giochiamo in 10? No. Che ci manca? Ah no, posso no. Farne giocare un altro a posto di quelli che mancano? Allora no, non sono preoccupato. Perché giochiamo in 11? No, non mi sono mai. Non ho mai. Vi ripeto sempre la stessa cosa. A me chiaramente mi dispiace, ma più che come giocatori, come persone, per le assenze di alcuni giocatori, adesso tu ne hai citati alcuni, ne mancano un po', però io sono convinto di poter mettere sempre in campo una squadra molto valida, quindi noi andiamo a giocarcela senza stare a pensare chi non c'è, ma pensando ai giocatori che abbiamo a disposizione che sono convinto hanno nelle loro caratteristiche la possibilità di fare una buonissima partita. Mauro è un ragazzino della primavera, è un giovane della primavera che ha lavorato con me nella prima parte della stagione, ho deciso di aggregare lui, siamo in 20 convocati, mica vuol dire niente che ci sia, è dentro nei 20 convocati, ma penso che è giusto anche dare un, in questi momenti qua, io ho sempre detto a sti ragazzi che io non li avrei mai portati in prima squadra quando sono passato in prima squadra, per tappare dei buchi o per fare dei paletti durante gli allenamenti, perché non fa parte del mio modo di pensare. In questo momento c'è questa possibilità, lui è un ragazzo che sta lavorando bene, come i suoi compagni in primavera, ce ne sono parecchi secondo me che stanno facendo bene, in questo momento ha avuto, nella sfortuna di alcuni giocatori della prima squadra, ha avuto la fortuna di poter essere convocato per questa partita. La scorsa settimana ha detto Miccoli più 10, quindi ci ha dato un'anticipazione di formazione, questa settimana se diciamo Lores più 10? Piniglia più 10. Piniglia più 10, ok. Ma contento. Buongiorno. Piniglia più 10. Piniglia più 10. Buongiorno. Buongiorno. Oggi ho letto una sua intervista al giornale. Cioè, di fronte a questo ammanco di giocatori, specialmente in attacco, lei ha detto beh, non è un mio problema, giocherò sempre con 11 giocatori. La classifica è quella che attesta il Palermo in una buonissima posizione di classifica, quindi lei non fa differenza tra le partite interne e quelle esterne.
Volevo capire, uno dei suoi meriti è trovare anche la forza e l'ottimismo di fronte a queste, tra virgolette, tragedie di formazione? No, ma perché io ho sempre ragionato così, perché la domanda che mi faccio spesso io è che vantaggio mi porta pensare una cosa piuttosto che vantaggio porta a me e alla squadra? Zero, nessuno. Che vantaggio mi porta? Mi devo creare degli alibi? Se mi devo creare degli alibi sono un perdente prima ancora di cominciare. Io sono convinto di avere, ho convocato 20 giocatori e tra i 20 giocatori che ho sono convinto di avere i giocatori che sono in grado di andare a fare una partita di livello a Parma. Poi dopo, ripeto, io non ho la sfera magica di dire cosa va a succedere, però io sono convinto di avere giocatori che sono in grado di fare una partita di valore a Parma domani. Allora, posto che è quasi scontato che lei mangerà il panettone, volevo capire se domani mangia la colomba. No, ripeto sempre, non mi piace il panettone, mi piace il pandoro. Non mi pongo il problema di mangiarlo o di non mangiarlo perché non mi piace, faccio fatica, le uvette, i canditi, non mi piace, mi piace più il pandoro, un bel po' di mascarpone sopra magari. La colomba, non so, è lontana, è a Pasqua. No, dai, andiamo per fare una partita, ma io, ripeto, io sono, questi ragazzi da quel punto di vista, a me hanno sempre dato tanto, quindi noi andiamo là a giocarcela. Consapevoli che il Parma è una signora squadra che ha dei valori importanti, c'ha forza, c'ha della qualità notevole in parecchi suoi giocatori, quindi andiamo a giocare col massimo rispetto di una squadra che è organizzata, che ha un gioco chiaro, quindi si vede che è una squadra che ha un'idea, ma noi andiamo là col massimo rispetto, come abbiamo sempre fatto, cercando di mettere in campo tutte le armi che abbiamo a disposizione. Ti stavo per chiedere il Parma, ma hai risposto. Allora puntualizzo ancora di più. Che giudizio hai di Giovinco? È uno che veramente può cambiare una partita? Giovinco è un giocatore di grandi qualità. Io l'ho incontrato anche quando giocava nel settore giovanile alla Juve. E io allenavo a Varese in quegli anni. È un giocatore che ha delle qualità immense, secondo me. Ha avuto la possibilità di esprimerle e mi sembra che ha avuto anche un riscontro a livello di nazionale proprio per il fatto che è riuscito ad esprimere le qualità che ha. Quindi è un giocatore secondo me di grande talento che va tenuto in grande considerazione, però il Parma non è Giovinco e basta, perché mi dimenticherei di Pellè, di Floccari, di Biabiani, di Valiani, di Morrone, di Galloppa, di tutti gli altri giocatori che fanno parte dei difensori, del portiere, cioè è una squadra che ha dei valori secondo me e quindi non dovremmo pensare a un giocatore solo perché sarebbe già una sconfitta in partenza.